Il film capolavoro di Steven Spielberg E.T., con il piccolo extraterrestre creato da Carlo Rambaldi, compie 40 anni e nei festeggiamenti per il compleanno di questo classico senza tempo, di questa fiaba universale di amicizia e pace, è importante l'omaggio al papà italiano di E.T., il genio degli effetti speciali Carlo Rambaldi, l'artista italiano che ha conquistato anche l'America vincendo 3 Oscar, il grande costruttore di sogni che ha dato vita, magia, umanità al dolce extraterrestre E.T. entrato nella leggenda del cinema, al gorilla King Kong, minaccioso e romantico, all'alieno dagli occhi azzurri di Incontri ravvicinati del terzo tipo e a tante altre creature fantastiche. Rambaldi, il pittore e realizzatore di effetti speciali, che ha portato la sua arte nel cinema di Steven Spielberg, capace di incantare grandi e piccoli. Una dote che Spielberg conferma anche nel suo nuovo capolavoro, il film The Fablemans. Tutti ricordano con emozione il film E.T. con l'alieno creato da Carlo Rambaldi. Nel suo cinema i bambini sono spesso protagonisti. Perché? I bambini sono molto importanti nel mio cinema ed E.T. ruota intorno all'amicizia dei ragazzi con il piccolo extraterrestre. È un racconto di formazione per trasmettere i valori del dialogo, dell'accoglienza. Sono padre nella vita, è facile per me relazionarmi con i ragazzi e continuerò a fare film in cui i bambini sono centrali. Io mi sono imposto di dare una personalità ben precisa di E.T., no? E.T. Doveva essere brutto, perché sennò non c'era ragione che la bambina all'inizio del film, quando lo vede, urla. E.T. doveva essere non solo brutto, ma simpatico, ma soprattutto innocente. Perciò se lei osserva bene E.T. è brutto, non è orripilante. Perché? Perché c'ha quella punta di innocenza grafica che io sono riuscito a metterle nel personaggio. I figli di Carlo Rambaldi, Victor e Daniela Rambaldi, ricordano che il padre, scomparso nel 2012, diceva: «Se Leonardo da Vinci fosse vissuto oggi, avrebbe fatto gli effetti speciali per il cinema. Oggi gli effetti speciali hanno trasformato il cinema contemporaneo. Dinosauri resuscitati dalla preistoria, animali fantastici, attori ringiovaniti digitalmente o miniaturizzati. Le creature dei pianeti di Avatar e Dune, i mondi paralleli del multiverso dei film Marvel. Carlo Rambaldi non amava il computer, ma ha trasmesso la sua lezione tra magia e tecnologia. È stato un pioniere e un padre degli effetti speciali, che con lui diventano centrali nei film, e ha anticipato con la sua arte tante creature che abitano il cinema fantastico contemporaneo e che oggi sono realizzate in digitale. Carlo Rambaldi, il creatore dei mostri di Alien di Ridley Scott e Dune di David Lynch, ma anche dei giocattoli minacciosi di Profondo Rosso di Dario Argento, continua ad essere un mito e un maestro per i cineasti di tutte le generazioni. Io con lui ho lavorato, ho fatto tutti i primi miei film, cioè 5, fino a Profondo Rosso. Era un genio, era un ingegnere, artista, visionario. Siamo diventati anche molto amici. Poi è andato in America e mi ha telefonato e mi ha detto: «Sai, io parto, mi danno una grande occasione in America di fare dei grandi film». Io mi disse che, dice, io provo, voglio l'Oscar, quindi vado anche per questo. The winners are Carlo Rambaldi, Dennis Muren and Kenneth F. Smith for E.T. I'd like to thank my collaborator and the member of the Academy for recognizing my work, the art and the technology which gave E.T. life. Thank you very much. Il nome Rambaldi per me è un nome che mi colpisce sempre come un nome pieno di fascino e mi evoca mondi che da ragazzino mi evocavano fantasie e sospensioni e meraviglie a cui io in qualche modo guardavo con stupore e con anche desiderio di appartenenza, perché il mondo del craft, no? Dell'artigianato, della creazione di cose che non esistono, è una cosa che ho abbracciato per la vita.
Carlo Rambaldi è riuscito ad infondere un'anima alle creature fantastiche, ad esprimere l'umanità di mostri ed extraterrestri, lo sguardo di potenza e malinconia del gorilla King Kong, il messaggio di pace dell'alieno di incontri ravvicinati, l'innocenza di E.T. Noi tutti crediamo che in realtà lui mettesse se stesso all'interno di queste creature. Lo possiamo vedere anche dagli occhi, no? Gli occhi sono molto simili a quelli che erano di mio padre, per cui si immedesimava, cioè dava tutto se stesso, trasferendo parte della propria anima, diciamo così, nella creatura. Lui era affascinato dall'idea di poter dare movimento, infatti lui diceva sempre che un oggetto statico senza movimento non suscitava emozione. E da lì è nata, penso, la sua passione per l'animatronica e la sua carriera meravigliosa, penso straordinaria, che l'ha portato poi ad Hollywood. E.T., telefono a casa. E.T., telefono a casa. E.T. è una fiaba sull'amicizia tra il piccolo extraterrestre costruito da Carlo Rambaldi e un bambino, Elliot, interpretato dall'attore americano Henry Thomas, che protegge l'alieno insieme alla sua famiglia, con la sorellina, impersonata da Drew Barrymore, e con i suoi amici. E.T. anche lì, Spielberg aveva già fatto fare altri modelli dagli americani, non mi fece vedere niente ovviamente. Io gli ho fatto un modello di una quarantina di centimetri in creta, in modo che lui poteva già fare delle riprese, e difatti gli è piaciuto subito, mi ha fatto vedere anche in proiezione, che io poi gliel'ho dato color creta, nemmeno colorato, ma per lui è stato sufficiente di vedere questa forma illuminata da varie parti, e non ci ho portato nessuna modifica, ha accettato esattamente il primo modello che io gli ho dato, che è appunto E.T. Tu sai dire E.T.? 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 E.T. sta buono. Il film E.T., scritto da Melissa Mathison, la sceneggiatrice, moglie all'epoca di Harrison Ford, è uno dei più grandi successi di tutti i tempi, e per questo 40° anniversario torna anche in un video, in un'edizione speciale, che ripercorre anche il lavoro di Carlo Rambaldi. E poi il gioco di prestigio, diciamo, no? Perché quando il prestigiatore affascina, perché fa delle cose che chi vede non sa come le ha fatto. Mentre oggi col computer sanno tutto come si fa. Questo è il problema, che danneggia la creatività. E.T., funziona! Oh. Funziona! Casa. When I was actually filming Close Encounters, and we got to the scene, we were shooting... L'idea di E.T. è nata mentre stavo girando Incontri ravvicinati del terzo tipo, quando siamo arrivati alla scena in cui gli extraterrestri scendono dall'astronave e comunicano con i segni e con la musica. Girando quella scena ho pensato, e se uno di quei piccoli alieni non fosse tornato sull'astronave, se fosse rimasto sulla Terra, cosa sarebbe potuto accadere? E così dal film sugli incontri ravvicinati con gli extraterrestri sono passato ad E.T., una storia sui bambini che incontrano un piccolo alieno e lo proteggono. E.T. è anche un film sul valore degli affetti della famiglia, che insegna a prendersi cura degli altri. Great responsibility, especially if you have siblings. We all take care of each other. Ok, è un uomo del profondo spazio e noi lo portiamo alla sua nave spaziale. Non è il raggio spazio motore. Questa è realtà, Greg. Nell'edizione italiana il bambino Elliot aveva la voce di un grande attore e doppiatore italiano che nel 1982 era anche lui un ragazzino, Giorgio Borghetti, che ricorda il lavoro di Carlo Rambaldi. Beh, Rambaldi ha fatto la storia, è stato proprio un pioniere, no? con tutte le sue creature fantastiche, ed è stato proprio quello che ha esportato il Made in Italy, no? Il fare, il saper fare dell'Italia, no, hanno scopiazzato anche tante volte, tanto il neorealismo di De Sica, no, di Rossellini è stato scopiazzato, e riprendere, no, quel senso di artigianato, secondo me è un grandissimo valore aggiunto per la nostra nazione e per la nostra creatività.
Il compleanno di E.T. viene festeggiato in tutto il mondo e a Milano c'è un grande omaggio alla Cineteca MIC Museo Interattivo. La mostra E.T. 1982-2022 illustra come Carlo Rambaldi ha dato vita al tenero alieno arrivato sulla Terra, una mostra aperta sino al prossimo 31 gennaio, realizzata con la Fondazione Carlo Rambaldi, con cui Daniela e Victor Rambaldi, due dei tre figli del grande artista, conservano la memoria e l'eredità artistica del padre. Tutti consideravano E.T. un attore vero. E c'è un aneddoto molto carino al quale ho assistito, il truccatore, perché anche E.T. aveva il suo truccatore, perché Spielberg voleva che fosse sempre un po' il corpo, sempre un po' sudaticcio, quindi lui era incaricato a spruzzare questo liquido sul corpo di E.T. Durante una pausa del film era stato necessario rinfrescare questa patina e ricordo appunto questo giovane truccatore che spruzzando questo liquido su E.T. a un certo punto fa: adesso per cortesia ti giri dall'altra parte. Questa è la bicicletta della celebre scena del volo di E.T., il piccolo extraterrestre simbolo di pace, amicizia, accoglienza, dialogo, che continua ad esprimere la meraviglia del cinema di Steven Spielberg e del genio degli effetti speciali, Carlo Rambaldi. Per questo 40° compleanno di E.T., la Cineteca di Milano ha restaurato con il lavoro di Leonardo Cruciano gli animatronic, i pupazzi animati meccanicamente ed elettronicamente ed espressivi come attori, con cui Rambaldi ha portato E.T. sullo schermo. Un restauro conservativo ripreso da Victor Rambaldi nel documentario E.T. il restauro. Carlo Rambaldi costruì 4 modelli di E.T. in lattice schiumato, uno completamente elettronico con 85 punti di movimento azionati da una centrale elettronica, uno metà elettronico e metà meccanico, uno completamente meccanico con 40 punti di movimento e uno in forma di costume con testa non meccanizzata. Il film di Spielberg, così innovativo per gli effetti speciali di Rambaldi, è anche profondamente attuale con il suo messaggio di pace. E.T. è un film per le persone che siamo state e che vogliamo tornare a essere. Credo che parli al cuore di tutti. Che cosa rappresenta? È anche un simbolo di pace? Assolutamente un simbolo di pace, ma soprattutto di tematiche sociali importanti. L'amicizia, l'inclusione, il no al bullismo. Per il volto di E.T. Rambaldi si ispirò al muso di un gatto e al suo quadro Donne del Delta, mentre l'idea del dito luminoso dell'alieno viene addirittura dalla Creazione di Adamo, l'affresco di Michelangelo per la Cappella Sistina dei Musei Vaticani a Roma. Nella mostra alla Cineteca, la bicicletta della scena del volo di E.T. evoca anche l'adolescenza di Rambaldi, che scoprì la passione per il suo futuro lavoro nel laboratorio di biciclette del padre, nel paese natale di Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara. Da piccolino, frequentando appunto il laboratorio di mio nonno, mio padre raccontava lui stesso che era affascinato dal movimento della catena della bicicletta, come i pedali, dando movimento alla catena, riuscissero a muovere le ruote. E da lì è nata la sua passione per il movimento. La simbiosi che ci può essere tra un essere umano e un essere extraterrestre, ecco, questa è una cosa che per questo appassiona i più piccoli ma anche i più grandi, perché i cinquantenni come me ci sono cresciuti, ma E.T. è un film che non ha tempo e che non avrà tempo. La carriera di Carlo Rambaldi si divide in due grandi stagioni. Prima ha realizzato effetti speciali in Italia e Dario Argento è uno dei grandi registi con cui ha collaborato. Poi è stato chiamato in America. Tra gli anni 50 e gli anni 70, Rambaldi si è imposto come uno degli artisti più fantasiosi del cinema italiano. Pittore, scultore, ingegnere, nella Roma della Hollywood sul Tevere, costruisce gli animali per l'Arca di Noè del Colossal di John Huston, la Bibbia. Crea il costume spaziale di Jane Fonda per il film Barbarella nella celebre scena dello spogliarello nello spazio sui titoli di testa. È suo il progetto originario del burattino del film di Luigi Comencini Le avventure di Pinocchio,
Rambaldi costruisce un Pinocchio con occhi vivacissimi che si muove comandato a distanza. In pratica anticipa la tecnica della motion capture, come ha illustrato la grande mostra a Roma, La meccanica dei mostri. Lui al cinema americano ha insegnato parte dell'artigianato italiano, cioè perché lui era stato il primo veramente importante autore di effetti speciali. Ha portato questa nostra intelligenza nel raccontare le visioni dei registi, l'ha portata in America, dove invece gli effetti speciali venivano considerati una cosa un po' marginale. Scusi signore, ci sarebbero anche delle fragoline, fresche. In Italia Carlo Rambaldi inventa l'arancia meccanizzata che si sbuccia da sola di pane e cioccolata con Nino Manfredi, realizza i cavalli scheletrici di Giulietta degli Spiriti di Fellini e i manichini delle Sette Mogli di Barbablù. Progetta il fico gigantesco del film di Pupi Avati, la mazurca del barone della Santa e del fico fiorone. La mia amicizia con Carlo, che risale al remoto 1973, quando lui e la sua famiglia realizzarono per me un enorme, enorme fico per un film con Ugo Tognazzi e Paolo Villaggio, che poi questo stesso fico viveva una vicenda delle stagioni, i mutamenti, le foglie che venivano mutate, insomma, fu una storia meravigliosa. Poi Carlo naturalmente spiccò il volo per quella sorta di volo siderale che ha fatto negli Stati Uniti fino a diventare veramente colui che ha meritato addirittura 3 Oscar per quello che ha fatto. Dario Argento ricorda il talento di Carlo Rambaldi, che ha contribuito all'atmosfera del suo capolavoro Profondo Rosso, realizzando anche la bambola elettromeccanica che Daniela Rambaldi da bambina scoprì nel laboratorio del padre a Roma, nel quartiere Monteverde Vecchio. Io ero terrorizzata nell'entrare in questo laboratorio con teste mozzate, insomma cadaveri, insomma poi piano piano ho preso confidenza e addirittura quando lo andavo a trovare giocavo anche con la bambolina di Profondo Rosso, quindi l'unica cosa non positiva erano che i miei amichetti non volevano mai venire a casa mia, non so perché. Una delle creature più interessanti, più belle, è stato il famoso pupazzo di Profondo Rosso, che muoveva tutto, la faccia, gli occhi, le braccia. Lui e il suo troupe l'avevano portato a Via Nazionale a Roma, che è una grande via molto larga, piena di negozi, e l'hanno messo sul marciapiede e l'hanno fatto camminare in mezzo alla gente. La gente che urlava, terrorizzata, strillava, dice, quindi funzionerà, ha detto, sì. King Kong è il film svolta per la carriera americana di Rambaldi, che nel 1976 viene chiamato in America dal produttore Dino De Laurentiis per realizzare il gorilla che si innamora della giovane donna arrivata nella giungla, interpretata da Jessica Lange. Il film riprende un personaggio già iconico del cinema e celebre, il King Kong del 1933, realizzato con gli effetti speciali dell'epoca, quindi con i modellini. Carlo Rambaldi costruisce un animatronic, un gorilla in scala gigante alto 12 metri e mezzo, con due braccia meccaniche in scala gigante lunghe 6 metri e due gambe di 4 metri e mezzo l'una e quattro teste meccaniche comandate da una distanza di 15 metri. Una creatura che lascia stupefatti gli spettatori. Facciamo sto King Kong, che si muove molto bene. Uno era rapporto uomo, l'altro era veramente alto, un po' il King Kong realizzato meccanicamente, un po' un King Kong vero, per altri particolari movimenti, riprese, abbiamo completato l'intero film. Il film ottiene enorme successo. Jessica Lange esordisce nel cinema interpretando Duon, la modella che fa innamorare King Kong, e sono celebri le scene finali del gorilla che viene colpito dalle mitragliatrici degli elicotteri, ambientate a New York sul World Trade Center con le torri gemelle che nella realtà saranno distrutte dall'attacco terroristico dell'11 settembre 2001. La sfida più grande è stata quella di ricreare quel 12 metri che era alto come un palazzo e la testa comunque meccanizzata che doveva fare tantissime espressioni. Quindi è stata una grande sfida, però penso che sia stata la sfida che poi l'ha catapultato nel mondo hollywoodiano.
Una delle scene più memorabili del film è quella in cui King Kong, infatuato della bella Duan, solleva con delicatezza la ragazza caduta nel fango, la fa scivolare nelle acque di una cascata per lavarsi e poi la asciuga con il proprio alito soffiandole addosso. De Laurentiis appunto chiese a mio padre: Carlo, questo King Kong deve far piangere, deve far emozionare le persone come un essere umano. Mi ricordo accompagnare mio padre allo zoo di San Diego, andammo a visitare alcuni gorilla e ne trovammo uno che era incredibile, abbiamo fatto migliaia di fotografie perché era proprio umano, aveva una qualità umana incredibile e da lì poi abbiamo preso ispirazione, diciamo, per creare il resto. Il 28 marzo 1977 Carlo Rambaldi con King Kong vince il suo primo Oscar. Inizia così la sua leggenda anche in America. Lui e la moglie mi raccontarono quando tornarono in Italia. Loro erano usciti da un set del mio film a Cinecittà e avevamo girato una scena con dei pupazzi, finti cadaveri. E lui l'aveva caricati sul portabagagli della sua auto. Sono stati fermati per caso da un po' di poliziotti. Mi hanno guardato così, poi dice: puoi aprire per fuori il cofano? Hanno aperto il cofano e c'erano tutti questi cadaveri insanguinati. Sono rimasti, dice, veramente sconvolti. Dice: ah, no, sono finti. Io faccio gli effetti speciali per i film. Questi sono finti, guardi, sono di plastica, sono... E così, però, dice che, insomma, gli fece paura la polizia. In America gli effetti speciali di Carlo Rambaldi diventano uno spettacolo nello spettacolo. Viene chiamato per il film Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg, storia del primo possibile contatto tra l'uomo e la civiltà extraterrestre. Spielberg ribalta l'idea del vecchio cinema di fantascienza in cui gli alieni sono creature crudeli e Rambaldi rispecchia la sua visione costruendo un extraterrestre filiforme con un viso dolce e infantile e gli occhi azzurri come il cielo, con un sorriso che indica fratellanza e pace. Spielberg lo definisce l'extraterrestre dall'Italia, infatti nasce a Roma e viene completato a Los Angeles. Nel 1979 arriva Alien, l'alieno ospite indesiderato e feroce dell'astronave Nostromo guidata da Sigourney Weaver. Ridley Scott chiede a Rambaldi di tenere presenti le opere del pittore surrealista svizzero Hans Giger e Rambaldi costruisce e meccanizza le teste di Alien, l'extraterrestre che è una macchina omicida, una creatura biomeccanica nata dalla fusione di parti organiche e inorganiche, cranio oblungo, denti d'acciaio, una doppia bocca semovente. Un personaggio con cui nel 1980 Rambaldi vince il suo secondo Oscar per gli effetti speciali. Nel seguito di King Kong costruisce Lady Kong, la femmina del gorilla, e il cucciolo Baby Kong. Carlo Rambaldi è ormai una star di Hollywood e dell'impero dei film campioni di incassi, ma collabora anche con gli autori che sperimentano nel cinema e nel 1981, un anno prima di E.T., crea il mostro spaventoso che ama la bellissima attrice Isabella Gianni nel film di Andrei Zulaski, Possession. Rambaldi ha fatto due, come minimo, cose che sono, diciamo, leggendarie e che appartengono di diritto per sempre alla storia del cinema. Una è naturalmente E.T., ma l'altra è la creatura forse ancora più sofisticata, ancora più complessa e meravigliosa dell'essere che Isabella Gianni ama in ogni modo nel capolavoro di Andrei Zulavski, Possession. Come dimenticare una cosa del genere? Impossibile. Penso di pensare a quella creatura qualche volta durante ogni anno della mia vita da quando l'ho visto. Viva Rambaldi! Carlo Rambaldi lascia il segno anche quando lavora, nel 1984, con il maestro David Lynch per il suo Colossal Dune. Realizza il Navigatore, un mostro spaziale meccanizzato lungo 8 metri, e i Vermi Giganti della Sabbia, le creature feroci del pianeta Arrakis, che possono raggiungere lunghezze anche di 3 km. Rambaldi ne costruisce 8 in scale diverse. Lynch dice di lui: Carlo Rambaldi mi ricorda un artigiano rinascimentale. Ed è interessante confrontare il lavoro di Rambaldi
con gli effetti digitali del remake contemporaneo del film Dune di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, in cui i vermi giganti sono realizzati con l'aiuto del computer. Rambaldi partecipa a diversi film americani. Per L'occhio del gatto realizza uno strano folletto diabolico che si introduce nella camera di una bambina, l'attrice Drew Barrymore, la ragazzina di E.T., per rubarle il respiro. Ma il suo capolavoro resta assolutamente E.T., con cui vince il terzo Oscar. Tanti ragazzi mi chiedono: quando farai un sequel di E.T.? Io rispondo sempre che non lo farò. Purtroppo non posso girare un seguito di E.T. Il film è un piccolo gioiello e qualsiasi futura avventura di E.T. perderebbe il confronto con il passato. Non si può rifare E.T., è semplicemente indimenticabile. Distill the memory of the first one and make it not as memorable. Telefono casa. Casa. Ogni epoca ha i suoi effetti speciali, sin dalle origini, con il padre del cinema fantastico, Georges Méliès, autore del capolavoro del 1902, Viaggio nella Luna. I trucchi e le magie accompagnano da sempre la storia del cinema. Carlo Rambaldi ha portato una rivoluzione con il suo talento visionario, coronato dagli enormi successi degli anni 70 e 80. Negli anni 90 inizia la stagione cinematografica degli effetti digitali, del computer, degli attori che interagiscono con gli effetti speciali. Una visione del cinema fantastico nella quale Carlo Rambaldi ha sempre detto di non riconoscersi. L'attore deve essere sempre l'attore che è, no? Poi gli effetti speciali, vabbè, non credo che l'attore debba adeguarsi all'effetto speciale, anzi direi all'inverso. È proprio il maestro Steven Spielberg, il compagno di avventura di Carlo Rambaldi in E.T., a dirigere nel 1993 il film svolta per la nuova generazione degli effetti speciali, Jurassic Park, con i dinosauri della preistoria ricreati con incredibile realismo attraverso l'animazione computerizzata degli studi Industrial Light and Magic. È l'inizio di una nuova epoca in cui gli attori recitano sullo schermo accanto a creature virtuali o con immagini generate al computer. Mi hanno detto che sei stato ferito. Dove ti hanno colpito? Nel posteriore, signore. Deve essere uno spettacolo. Sarei curioso di vederlo. Con le magie della grafica computerizzata, il cinema riscrive la storia e in Forrest Gump di Robert Zemeckis l'immagine del protagonista viene integrata con filmati di repertorio e così Tom Hanks, grazie agli effetti digitali, interagisce con i presidenti americani Kennedy, Johnson e Nixon e incontra John Lennon. Matrix, la realtà virtuale irrompe al cinema con le iconiche sequenze in cui il protagonista Keanu Reeves schiva i proiettili e l'effetto speciale chiamato Bullet Time, che consente di vedere ogni momento della scena al rallentatore mentre l'inquadratura sembra girare attorno alla scena alla velocità normale. Matrix, considerato un film spartiacque tra il cinema del XX secolo e i colossal del nuovo millennio, rispecchia anche gli aspetti inquietanti dello strapotere delle tecnologie e del computer. Purtroppo mio padre non amava molto il computer, perché c'era questa barriera tra la duttilità dello scultore che crea attraverso la creta e invece i tasti e lo schermo, no? Quindi questa divisione, questo muro, chiamiamolo così, tecnologico, secondo lui negava la possibilità all'artista di intervenire direttamente sulla creatura. Il padrone ha cura di noi. Il padrone non ci farebbe del male. Non ha mantenuto la promessa. Non chiederlo a Smeagol, povero, povero Smeagol. Il padrone ci ha traditi. Malvagio, infido, falso. Nella saga del Signore degli Anelli di Peter Jackson, gli effetti digitali, realizzati dalla società neozelandese Weta, permettono di moltiplicare soldati ed eserciti nelle scene epiche delle battaglie e si affaccia sullo schermo una creatura virtuale sorprendente, Gollum. Un attore straordinario, Andy Serkis, interpreta tutte le scene ispirando con i suoi movimenti e le sue espressioni il personaggio della creatura fantastica, che viene poi animata con il computer. È la tecnica del motion capture, che
che è al centro del cinema fantastico contemporaneo. E pensare che viene da Harvard. Nel film di Alfonso Cuarón, Gravity, l'universo intorno a George Clooney e Sandra Bullock è creato con il computer. In alcune scene i due attori hanno recitato dentro un cubo di 3 metri per 3 con schermi contenenti immagini della Terra ripresa dallo spazio, che sono state poi composte intorno ai loro volti per questa moderna odissea nello spazio. La sequenza dello striptease spaziale di Sandra Bullock, quando l'attrice si toglie la tuta e si muove in calzoncini nella navicella, è realizzata con la cosiddetta lavatrice, una macchina con robot meccanici che muovono le lampadine in tutte le direzioni, permettendo di cogliere i movimenti del corpo in assenza di gravità. Adesso in America gli effetti speciali sono tutti fatti col computer. Quelli inventati da Rambaldi lui li faceva con le sue mani. Appunto, dicevo, era un ingegnere, quindi metteva anche dei meccanismi, inventava dei meccanismi e poi scolpiva insieme alla moglie. Era tutta una cosa artigianale, manuale, come gli artisti quasi del Rinascimento italiano. Nel cinema contemporaneo moltissimi film contengono immagini generate al computer, esplosioni, tsunami, distruzione di città, ma ci sono autori come Christopher Nolan che per gli effetti speciali si ricollegano anche alla lezione di Carlo Rambaldi. Nel film capolavoro Inception con Leonardo DiCaprio, la sequenza del capovolgimento della città sulla testa degli attori è realizzata anche con un ingegnoso gioco di specchi, riflessi e modellini. Una visione del cinema fantastico che discende dalla scuola di Carlo Rambaldi. Diceva, mi rendo conto che stiamo andando verso il futuro, però il digitale toglierà molta creatività. E poi diceva, poi io ho vinto l'Oscar come effetti speciali. Quando un film è totalmente in digitale, a chi lo danno l'Oscar? A un supervisore. E quindi, insomma, capiva che c'erano i pro e i contro di questa nuova era. Il cinema scopre anche il metaverso, l'universo parallelo, rappresentato in alcune avventure dei supereroi dei cinecomics e al centro degli effetti speciali del film Marvel, campione d'incassi, Spider-Man No Way Home. Across the sea, there's a girl, she's waiting for me. I due mostri più leggendari della cultura pop, King Kong e Godzilla, nei film contemporanei sono personaggi virtuali, interamente animati al computer, con un evidente cambiamento rispetto alle creature di Carlo Rambaldi, che nel King Kong con cui ha vinto l'Oscar ha costruito degli animatronic, King Kong meccanici in scala gigante, disegnati ispirandosi ai gorilla dello zoo di San Diego. Credo che l'innovazione è stata la cosa più importante, il contributo all'innovazione tecnologica, la cosiddetta animatronica, che prima non esisteva. E quindi quello è stato secondo me il contributo più importante, cioè la possibilità di manovrare e dare vita ad un essere inanimato con una perfezione naturale incredibile. Lui infatti si ispirava molto alla natura e quindi quando costruiva un effetto partiva proprio dallo scheletro del personaggio. Se ha questo tipo di scheletro, questo tipo di muscolatura e poi questo tipo di pelle, quindi un processo molto selettivo, esattamente come crea la natura. Questo secondo me è stato la parte più importante del suo contributo. Gli effetti digitali di oggi sono formidabili da un punto di vista tecnico, però King Kong che cade dalle Torri Gemelle e insomma lacrima perché è innamorato di Jessica è, come dire, un esempio di come un effetto meccanico arrivi e superi qualsiasi tipo di barriera. Gli effetti digitali hanno una perfezione, ma forse non hanno quella umanità che Carlo Rambaldi riusciva a imprimere alle proprie creature. Dobbiamo rimanere sulla nave il più a lungo possibile! Forza!
Hollywood incorona come re dei moderni effetti digitali James Cameron. Il regista in Titanic ricostruisce con l'animazione computerizzata il drammatico naufragio dell'aprile 1912 del transatlantico Titanic. Con la saga di Avatar, James Cameron compie un altro incredibile balzo in avanti, un'altra rivoluzione negli effetti speciali, con la proiezione in 3D e soprattutto con gli attori virtuali, trasformati dal computer con la tecnica del motion capture. In Avatar, La Via dell'Acqua, la nuova sfida è realizzare la performance capture degli attori anche con riprese sottomarine. Nel film, l'attrice Sigourney Weaver, l'eroina di Alien con cui Carlo Rambaldi ha vinto l'Oscar, viene ringiovanita digitalmente e interpreta la figlia adolescente dei protagonisti. Adesso con il digitale da ventenne diventiamo ottantenni e viceversa in un batter d'occhio. Anche se oggi reputo che le nuove generazioni, purché siano affascinati da questo 3D immersivo, stiano tornando indietro anche agli effetti speciali tradizionali. Quindi penso che, come in tutte le cose, il giusto rapporto sia il tradizionale poi con l'aggiunta del digitale per migliorare appunto le performance. Ma io penso che Carlo Rambaldi l'ha cambiato radicalmente il modo di fare gli effetti speciali. Una creatura come E.T. è in realtà non solo un effetto speciale, ma è un travaglio di una vita in cui, come dire, il disegno, la scultura, la sperimentazione, la passione, il cuore entrano nella creatura di E.T. E.T. rimane oggi una figura estremamente viva nel nostro immaginario cinematografico perché ha, come dire, un cuore che è quello di Carlo Rambaldi. Cosa? L'arte degli effetti speciali di Carlo Rambaldi resta insuperabile. Sono passati 40 anni dall'uscita di E.T. e Steven Spielberg continua ad appassionare il pubblico. È sempre uno dei più grandi registi del mondo e anche nel suo nuovo film, The Fablemans, racconta l'amore per il cinema con le sue magie. I film sono sogni che non dimenticherai mai. I film sono sogni che non dimenticherai mai. È anche la lezione di Carlo Rambaldi, il papà italiano di E.T., il grande creatore di sogni. E i festeggiamenti per i 40 anni del film di Steven Spielberg sono anche un tributo all'artista italiano che con le sue creature fantastiche continua a fare scuola e ad ispirare anche le giovani generazioni, come sottolinea una delle sue nipoti, l'attrice e produttrice Cristina Lippolis Rambaldi. Questo restauro è molto importante, non solo per far conoscere alle nuove generazioni chi era Carlo Rambaldi, ma anche perché il cinema di adesso, il cinema moderno, sta ritornando a utilizzare gli effetti speciali classici. Non siamo più in un'era in cui c'è CGI puro, adesso c'è un'integrazione fra il CGI e l'effetto speciale classico. È un cerchio che si sta chiudendo in qualche modo ed è importante capire da dove siamo partiti.